stagione estiva non è ancora alle porte, ma è una primavera luminosa quella che si affaccia su Vibo Marina. Qui siamo dentro l'hotel Cala del Porto, ristorante L'Approdo, per raccontarvi esperienze nuove, significative dal punto di vista prettamente artistico, perché è l'arte che ravviva il territorio, specie quando sono artisti locali a segnalarsi, ad entrare in scena, ad abbellire le nostre realtà. E qui siamo in un posto con una storia precisa, con un significato straordinario, ad ammirare delle opere d'arte che davvero non ci saremmo attesi di ritrovare. Chi le ha donate all'Hotel Cala del Porto? Le ha donate un artista, Tonino De Nami, che esprime un'arte davvero singolare, un'arte che varia dalle forme essenziali ed armoniose femminili a quelle concettuali, surreali, che vedono il marmo cambiare fino ad assumere l'aspetto lontano della sua vera natura. Il marmo nelle mani di questo artista cambia veste fino a sembrare liquido. D'altronde è lui stesso a spiegarci che se il marmo può cambiare, tutti possiamo cambiare, e le sue sculture, che adesso andremo ad esaminare, invitano l'osservatore a riflettere. Ecco che cosa si presenta dinanzi ai nostri occhi: una figura femminile espressa in tutte le sue forme sinuose ed un'altra acefala, e poi anche l'incontro tra energie che esprimono la forza vitale e trovano il loro equilibrio in un punto. Potremmo trovarci anche dinanzi a dei bicchieri frantumati, laddove ogni spicchio di vetro, ogni frammento esprime un momento della realtà interpretata nel suo divenire. Ecco, uno spettacolo singolare quello che abbiamo ritrovato dentro l'Hotel Cala del Porto di Vibo Marina, insieme a Francesco Iellamo, che insomma è colui che gestisce la struttura. Come vi è venuto in mente di abbellire le vostre sale, le sale che già di per sé sono elegantissime, le conosciamo ormai da tanto tempo, con queste sculture, con queste opere? Allora, diciamo che facciamo arte culinaria, facciamo cibo, degustazione. Abbiamo deciso di fare qualcosa in più, abbiamo deciso di cibare anche l'anima attraverso l'arte. Non ci accontentiamo delle classiche portate, seppur classiche non sono le nostre, ma siamo voluti andare oltre, sposando la nostra filosofia. Abbiamo sempre parlato e decantato il chilometro zero. Anche in questo caso abbiamo fatto il chilometro zero dell'arte, mi permetto di utilizzare questo termine. In che modo? Trovando in Tonino De Nami un artista del posto delle qualità fantastiche che non potevano non essere esaltate e mostrate al pubblico. Abbiamo chiesto a Tonino se avesse avuto piacere di esporre alcune tra le sue opere più belle all'interno dei nostri locali, così che chiunque si fermi per un pranzo o per una cena all'interno del ristorante L'Approdo possa non solo appunto gustare la nostra prelibata cucina, la nostra cantina, ma anche nutrire il proprio corpo, la propria mente attraverso la vista di l'ammirazione di queste splendide opere d'arte. Si va dal marmo al legno, passando per il vetro, opere davvero singolari che hanno delle peculiarità nascoste, opere da guardare, da osservare, ma soprattutto da interpretare. Ad esempio, ecco l'opera in legno, che noi ci troviamo dinanzi. Non so se possiamo andare con la camera proprio su questo straordinario manufatto. Che cosa rappresenta, che cosa raffigura, e soprattutto cosa raffigurano quelle che sembrerebbero delle
Io spero di non cadere nelle gaffe, perché non sono un esperto di arte, ma la bellezza parla da solo in questo caso. Stando un po' dietro a quello che mi ha suggerito Tonino, guardando le sue sculture che vanno appunto interpretate a nostro modo, qui vediamo due energie che si incontrano in un punto che è quello più sottile, quindi più debole, e in questo punto vediamo due sfere che sono state ricavate da una roccia. Queste sfere, nonostante una mano esterna provi a manomettere, a movimentare le due energie, le sfere rimangono sempre in contatto. Ecco, le sfere simboleggiano l'amore, le due energie vengono tenute in contatto dall'amore che muove ogni cosa anche nel nostro quotidiano. E questo è quello che ci ha voluto rappresentare con questa scultura l'artista Tonino. Ecco, l'amore, la donna, ma poi anche degli oggetti che in una realtà comune, effettuale, potrebbero apparire banali, che invece assumono l'idea della potenza di un frammento e della sua capacità di esprimere l'assoluto. Sì. Questo è l'arte, la rappresentazione dell'assoluto attraverso l'utilizzo delle forme del reale. Il ristorante La Pro sta interpretando alla perfezione l'idea di un'arte magniloquente in un contesto culinario ben preciso che punta a valorizzare le bellezze ma anche le prelibatezze di questo territorio.